Abbiamo raggiunto il professor Antonio Riccio, professore di antropologia culturale nel centro Marianne Risé. Per oggi c'è la presentazione di questo libro, un'iniziativa molto importante poiché si occupa di un tema abbastanza sconosciuto in generale, ma abbastanza importante e profondo per quanto riguarda la storia d'Italia, della liberazione, della fine della Seconda Guerra Mondiale. Parliamo di come gli eserciti alleati siano riusciti a risalire fino a nord. Sì, il libro affronta, diciamo, l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale nei Monti Aurunci, quindi una zona ben precisa che è quella che forse è più conosciuta come la linea Gustav, il più importante sbarramento difensivo che i tedeschi avevano eretto, diciamo, prima di Monte Cassino. Questa era la grande, diciamo così, la grande muraglia contro la quale si sono schiantati gli eserciti alleati per oltre 9 mesi. Come si dice, i tedeschi sono considerati buoni in queste terre e gli alleati sono considerati quelli cattivi, i cosiddetti liberatori vengono chiamati. Perché? Perché subito dopo lo sfondamento della linea Gustav fatta ad opera delle truppe alleate, c'è stata una inspiegabile violenza di massa compiuta dalle truppe marocchine che erano al seguito dell'esercito francese, che, diciamo così, si sono abbandonati a stupri e a violenze di ogni genere sulla popolazione civile. Questo trauma è ancora oggi vivo e conservato nella memoria locale. Ricordiamolo appunto per chi non lo dovesse sapere quello che è successo concretamente. Questi paesi si aspettavano che da un momento all'altro arrivasse il liberatore, invece senza praticamente opporre resistenza a loro che erano popolazione civile si sono trovati praticamente, chi dice 24, chi dice 48 ore di violenza barbarica, brutale, assoluta, violenze su donne in primis, bambini. Anziani anche, maschi e femmine, è vero? Sì, sì, ci fu questa violenza indiscriminata che appunto c'è chi quantifica in 40 ore, perché quello sarebbe stato il permesso che l'esercito, diciamo, francese aveva accordato a queste truppe, diciamo, di marocchini, erano chiamati Goumier, proprio come una specie di ricompensa per il loro contributo nello sfondare questo fronte, nell'andare avanti. Dopodiché loro erano liberi, secondo questa che viene considerata una leggenda, perché gli storici non sono, diciamo così, d'accordo nell'attribuire un carattere di verità. E quindi loro avrebbero avuto questo arco di tempo in cui predare liberamente sul territorio. Ed è quello che fecero in molte comunità degli Aurunci, degli Ausoni e dei Monti Lepini, e lasciarono dietro di loro una scia di queste violenze che purtroppo ancora oggi è viva nelle popolazioni locali. Ricordiamo infatti che c'è contraddizione tra gli storici in questo, perché praticamente uno storico in quanto tale si basa sui documenti, questa presunta carta bianca sulla quale lei non sarà d'accordo. È anche vero dire che del resto se un esercito vuol dare carta bianca non lascia nessun documento. Sì, infatti, allora questa è una questione proprio importante tra le tante del libro. Su questa questione si sono scontrati e si scontrano ancora oggi storici, e io non sono uno storico. Mi limito semplicemente a dire che probabilmente non c'era bisogno di dare un permesso né esplicito né implicito, perché purtroppo la pratica della razzia era in qualche modo, diciamo così, un uso molto forte, un uso tribale, diciamo così, delle truppe dei Goumier, i quali proprio avevano come loro caratteristica quella di predare sul territorio, per ragioni che adesso sarebbe magari troppo difficile così spiegare. Quindi ecco, è anche questo il dramma di quello che successe. Ricordiamo che la Francia fu il primo paese a cadere sotto la violenza dell'asse, del resto però la Francia era una potenza coloniale, quindi sebbene la madrepatria fosse occupata e sconfitta, l'esercito appunto coloniale era ancora integro e l'hanno ben usato. Mussolini fu considerato uno sciacallo nell'attaccare la Francia nelle ultime 48 ore di guerra, forse c'entra anche questo.
Purtroppo sì, nella serie infinita di responsabilità e di colpe c'è chi dice anche questo: i marocchini li hanno portati qui per vendicarsi di quello che le camicie nere avevano fatto, la pugnalata alla schiena, sì, di quello che le camicie nere fecero in Francia proprio in quel periodo nero, insomma, così. E quindi era una vendetta, sì, secondo alcuni c'era proprio questa teoria che veniva fatta apposta. Ci sono, io poi personalmente sono proprio di quelle zone, quindi ho avuto anche modo di parlarne. C'erano ragazze che facevano lasagna, che preparavano la pasta per questi liberatori, c'erano uomini anziani che gli sono andati incontro e per anni poi sono stati marchiati, non le facevano neanche bere allo stesso pozzo per paura che fossero malate. Queste sono passate alla storia, queste donne, come se ne parla solo da poco, come le marocchinate. Ci racconta un po' anche l'iter di come è andata a finire, perché di fatto vittime di guerra, non, queste persone non si sono ritrovate poi niente dallo Stato italiano, e magari chi non ne aveva nessun diritto si è ritrovato ad avere qualcosa, e magari chi aveva subito si è anche vergognato di raccontarlo. Eh sì, andò così. Le violenze furono consumate in queste 40 ore così, ma quello che la vera violenza è quello che seguì dopo, perché purtroppo una volta per anni erano, diciamo così, queste donne che avevano subito violenza furono marchiate fin dal nome, chiamate le cosiddette marrocchinate, come se fossero state incidentate, non so come dire, no? E questo qui per molto tempo gli ha valso una marginalità sociale estrema, tanto che molte di queste donne, per rifarsi una vita, sono dovute emigrare altrove. Quelle che non sono andate via avevano come destino sociale di sposarsi un vedovo, un vecchio, perché erano ormai squalificate, per quelle fortunate, diciamo così. E poi altre, magari che erano già sposate, eccetera, per tutta la vita hanno sopportato una colpa che non era loro. Per di più c'è la famosa storia delle pensioni di guerra che vennero riconosciute a queste marrocchinate. Naturalmente chiedere una pensione di guerra era un riconoscere di essere state violentate. La conseguenza più paradossale, più terribile, fu che quelle che veramente erano state violentate non l'hanno mai denunciata, non hanno mai preso questa pensione. Le altre, che erano sicure perché non avevano subito queste violenze, invece purtroppo ne hanno usufruito. Persone furbe che ne hanno approfittato, sì, ne hanno fatto una cosa, diciamo così, di opportunità. Ecco professore, lei da antropologo, del resto anche io sono laureato in antropologia, lo sappiamo, la brutalità è quasi una forma distintiva dell'uomo. Possiamo dire che oggi fa impressione l'avanzata del califfato arabo, fanno impressione queste scene, ma prima non c'era internet, non c'era la televisione, ma è sempre successo. Ecco, un altro dei fantasmi che questo libro evoca in qualche modo, adesso forse per caso, insomma, no? È proprio il fantasma islamico, che peraltro da noi in Italia è stata una costante storica. Noi non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo avuto i saraceni, i mori, diciamo così, in casa per secoli. A Nettuno c'era una fiorente colonia saracena che fu gettata a mare dopo 200 anni, e il Papa fece costruire l'imponente castello che domina appunto la costa soltanto dopo che furono gettati a mare. Noi abbiamo sempre convissuto col pericolo islamico. Oggi si evoca questa terribile vicinanza di questo esercito fanatico, per certi aspetti inquietante, perché c'ha alcuni aspetti di fanatismo che venivano attribuiti anche ai Goumier. Però diciamo che i pirati in Puglia ci sono sempre stati, cioè il pericolo islamico è una costante appunto del sud Italia. Sì, sì, è una questione geografica, proprio di vicinanza e anche di contatti, tant'è che è difficile dire, insomma, quanti e quali costumi ci sono rimasti di quel contatto. In questo caso più che un contatto si trattò di uno scontro. E, insomma, noi abbiamo pagato un po' questa vicinanza critica, diciamo, con questo mondo così vicino, però anche così diverso. Sì.
Ecco, io ci tengo, sfrutto questa opportunità di averla davanti per dire una cosa che ritengo molto importante. Tutti parliamo di Via Rasella, tutti ricordiamo i lager, però magari ci sono dei paesini anche più piccoli di Fondi, cioè di cui che Fondi l'ha portato il cinema l'ha portato a diventare famoso, però tutta quella zona insomma ha subito veramente qualcosa che non possiamo e non dobbiamo dimenticare, perché quelle 40 ore furono incredibili. Sì, è vero, c'è stata questa incredibile dimenticanza, questa voglia di non parlarne per tanti anni, che solo oggi, per qualche causa che insomma probabilmente è difficile individuare, sta venendo meno. Ci sono alcuni segni dei quali sono venuto a conoscenza, per esempio dei film. È stato girato un corto a Lenola. Lenola è uno dei paesini più colpiti dalle violenze dei Goumier. Adesso è stato girato un piccolo video, però che ha avuto un grosso scalpore, perché ha riacceso i riflettori, diciamo così, su questa pagina buia. Soprattutto le giovani generazioni sono quelle che stanno scoprendo questo che era stato tenuto nascosto. Quindi è come se avessimo un'occasione per riflettere non solo su un passato, ma su quello che è una diversità culturale che ogni tanto si manifesta, come in questo caso nei confronti dell'ISIS e di altre forme estreme, no? Certo, perché poi insomma le giovani generazioni queste cose si raccontano, queste cose in paese si sanno, e oggi con la tecnologia magari c'è più modo di farli. L'ultima domanda a chiudere, professore: lo sfondamento della linea Gustav fu cruciale per vincere la guerra, forse è per questo che nessuno vuole parlare delle marocchinate. Pure questo è un altro capitolo dolente. I marocchini sono considerati a tutt'oggi soprattutto brutti, cattivi, ma anche del tutto inutili, come se non avessero compiuto e non avessero dato alcun contributo a questa guerra, mentre purtroppo invece la verità è diversa. Loro non hanno sfondato il fronte, per così dire, loro lo hanno aggirato. I Goumier erano truppe di montagna, berberi, specializzati per la guerriglia in montagna. Senza il loro apporto, diciamo così, decisivo, i tedeschi avrebbero potuto continuare a sbarrare quella strada per altri anni, come avevano fatto per 9 mesi. Quindi diciamo fu un contributo che non gli viene riconosciuto proprio per questo terribile dramma che si portano appresso e delle quali sono vittime anche loro. Quindi. I vincitori hanno sempre ragione? Non sempre in questo caso, perché c'è una polemica infinita sui cosiddetti liberatori proprio per via di queste violenze. Aspettavamo i liberatori e invece sono arrivati questi. Quindi in questo caso i vincitori non hanno avuto solo ragione, hanno anche prodotto una polemica senza fine.